Ben ritrovati! Oggi vi parlerò di che cosa è successo nel secondo trimestre, poi vi parlerò di portafogli, di mercati e di prospettive. Nel secondo trimestre è proseguito il movimento di rialzo dei mercati, anche se con meno slancio rispetto al precedente. Dati resilienti e banche centrali ancora attente all'inflazione hanno visto alternare sui mercati fasi di euforia a brevi periodi di volatilità. La paura di una recessione globale è svanita, nonostante l'Europa mostri rallentamento e la Cina stia mancando in quell'effetto positivo del reopening. Gli Stati Uniti, per contro, stanno rilasciando dati molto resilienti e questo, se da una parte è positivo per il ciclo, pone dall'altra dubbi sulla possibilità che l'inflazione possa essere più lenta nel suo rientro. Con gli shock post-pandemici, che sono in larga parte finiti, una disoccupazione bassa e richieste salariali crescenti, il rischio è che nel 2024 l'inflazione possa tornare sopra il 3%. Sotto questo scenario si aprirebbe un bivio per le banche centrali. O accettare questo livello più elevato, aspettando gli effetti ritardati delle precedenti decisioni, oppure portare i tassi più in alto, rischiando di generare una recessione. Hemingway diceva che ai più importanti bivi della vita non c'è segnaletica. Per conoscere la direzione delle cose bisognerà aspettare dei mesi. C'è tuttavia uno scenario alternativo positivo. I miglioramenti di produttività legati all'intelligenza artificiale, abbinati alla piena normalizzazione delle catene di fornitura, possono riportare l'inflazione al 2%, con una recessione lieve e di breve durata. Sotto questa rappresentazione si ritorna in quella fase di crescita non inflazionistica che negli scorsi decenni ha sostenuto il bull market dei mercati finanziari. Per certi versi, questo è quello che giustifica il movimento delle ultime settimane di Wall Street. Venendo al trimestre, l'azionario ha dato buone performance, soprattutto negli Stati Uniti, grazie al tema dell'artificial intelligence. La partecipazione al rialzo è stata molto concentrata sui principali titoli del Nasdaq. Sottotono gli emerging market e l'Europa, che è stata a lungo in un movimento laterale. Allo stesso tempo, le obbligazioni e le esposizioni valutarie non hanno dato un contributo nel trimestre. Nel contesto descritto, i portafogli hanno mostrato ritorni positivi, catturando pro quota la risalita dei mercati. Chiaramente, l'apporto maggiore è stato quello della componente azionaria, mentre l'obbligazionario ha risentito di tassi a rialzo, fornendo un contributo piuttosto modesto. Nel trimestre abbiamo sostituito alcuni temi difensivi con esposizioni diversificate all'azionario globale con un accento all'ESG. Allo stesso tempo abbiamo aumentato l'esposizione all'artificial intelligence. Sulla componente obbligazionaria abbiamo mantenuto l'allocazione e la selezione precedente, visto che era già in linea con le nostre preferenze strategiche. Il buon andamento dell'azionario si porta dietro la fiducia che tutto prosegua senza incidenti, mentre le obbligazioni prestano scenari più controversi. Per questa ragione preferiamo mantenere portafogli sostanzialmente neutrali, con obbligazioni di qualità e l'azionario ben diversificato. I mesi estivi in passato hanno portato volatilità, tuttavia, senza una svolta decisa dallo scenario, i mercati continueranno a navigare a vista. In conclusione, quindi, il contesto spinge a rimanere neutrali, aspettando segnali per diventare prudenti. Thank you.